Ragazzi, 0-100. Guardi ragazzi come scomba. Seconda, 2500 giri full. Cambiamo a 7000 giri. Salve a tutti da Stefano GT e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi proverò questa fantastica Golf 8R elaborata Stage 2 da over 400 cavalli. Ma prima di provarla, scopriamola nei dettagli. Parliamo un po' della preparazione effettuata su questa Golf 8R Stage 2. Abbiamo motore 4 cilindri turbo benzina Gen 4 di piattaforma MQB Evo che eroga di base 320 cavalli, su cui è stata effettuata una preparazione Stage 2 che comprende in primis la sostituzione dello scarico con uno scarico completo a partire dal downpipe da 76 mm scatalizzato, centrale libero e finale gestito dalle valvole di serie. Scarico completo della Miltec, con questi fantastici finalini di colorazione nero opaco. È stato sostituito l'intercooler con un intercooler completo della DO88. Per quanto riguarda l'aspirazione è stato soltanto installato un filtro a pannello della BMC, andando a modificare leggermente il convogliatore frontale dell'aspirazione originale, quindi nessuna aspirazione aftermarket. Ovviamente è stato sostituito anche l'inlet pipe con quello maggiorato. Ovviamente rimappatura sia del motore che del cambio, cambio DQ381 a 7 marce, il tutto è stato possibile grazie allo strumento Flex di Magic Motorsport, poiché è disponibile sia il protocollo per la scrittura del motore che quella del cambio. Ovviamente mappa realizzata da Palmieri Racing. Con questa preparazione, con benzina 100 ottani, l'auto raggiunge una potenza di ben 430 cavalli e 565 Nm coppia. Per il resto è una fantastica Golf 8R di colorazione bianca, fari full LED Matrix IQ Light, pacchetto performance e comprende quindi l'alettone spettacolare al posteriore e la modalità di guida drift. Dei bellissimi cerchi OZ19 con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S e delle fantastiche molle Eibach Pro Kit che ribassano l'autovettura nel giusto compromesso. E ora andiamo subito a provarla su strada. Andiamo! Ragazzi, eccoci qui a bordo di questa fantastica Golf 8R finalmente elaborata Stage 2 Plus. Come abbiamo detto prima, questa preparazione comprende la sostituzione dello scarico completo con downpipe scatalizzato, centrale libero e il finale gestito dalle valvole originali dell'autovettura. Scarico della Miltec che mi piace moltissimo come suona, ma soprattutto molto belli i finalini in nero satinato che si abbinano perfettamente alla colorazione bianca di quest'auto. Intercooler maggiorato della DO88, full in alluminio, manicotto siliconico, aspirazione quella originale però con il filtro a pannello che devo dirvi funziona veramente bene, con la piccola modifica dalla parte del convogliatore frontale. Ovviamente mappa motore e mappa campo. Questa qui è una Golf Model Year 2021, quindi è disponibile sia possibilità di mappare il motore che il cambio. Le ultime versioni, qualcuna sì e qualcuna no. Ovviamente mappa 100 ottani, perché queste auto girano almeno con la mappa 100 ottani e gradiscono l'utilizzo di alte percentuali di etanolo già con il sistema di alimentazione di serie, che vedremo successivamente le potenze che verranno raggiunte. Ma in questo caso con la mappa 100 raggiungiamo una potenza di circa 430 cavalli, ragazzi, con turbo originale e 565 Nm di coppia. Modalità comfort, l'auto non ha il DCC ma ha un assetto ribassato con molle della Eibach e nella modalità comfort siamo a valvole chiuse. Passiamo in modalità manuale del cambio, cambio DQ381, vediamo. Giusto sound a bordo per avere il giusto comfort. Ci sta la modalità più confortevole. Ovviamente quando si superano, vedete, i 3500 giri c'è una piccola ma proprio leggera risonanza in abitacolo. Vediamo un po' più di gas, vedete, valvole chiuse, mi piace veramente bene, perché io, ovviamente questo è un po' più di comfort acustico. Basta installare un centrale silenziato, in questo caso abbiamo la linea tutta libera fino al finale silenziato a valvole.
è già la terza Golf 8R che guido e devo dirvi che mi piace tantissimo il telaio di questa autovettura. Telaio migliorato notevolmente rispetto già al ben riuscito MQB, in questo caso un MQB Evo. Passiamo ovviamente alla modalità race. Eccola qua, race. Diamo un po' più di gas. Va ragazzi, va. Ma soprattutto erogazione bella piena, full. Che pops and bang su questa mappa di Palmieri Racing. Mi piace veramente l'erogazione di quest'auto, è molto bella piena. Va ragazzi, va veramente bene. Paragonata all'erogazione di una Golf 7R con IS38 originale, quest'auto non ha la botta in basso dopo i 3000 giri, ma è molto costante, quindi già a partire dai 2000 giri abbiamo un'erogazione bella piena che mantiene, come possiamo vedere dal grafico di erogazione, fino ai 5600 giri. Vedete, a valvole aperte, come suona veramente bene, dei pops and bang ben calibrati, ragazzi. Vedete, dobbiamo dare quel colpo di gas e lasciare di colpo il gas. Vai, full gas di terza. Vai ragazzi, tira come che. Non oso immaginare, andando ad alzare un po' più la percentuale di etanolo nel carburante di quest'auto, quindi passando da una Kuwait 180 che abbiamo all'interno, quindi mappa 100, al 10% di etanolo, fino a percentuali dal 30-50%. E non diciamo le potenze che si possono raggiungere con un carburante, prende full etanolo, quindi una E85. E vi dico già che quest'auto con turbo stock e l'impianto di alimentazione di serie è pienamente supportata. Partiamo già da una potenza di ben 320 cavalli, giusto compromesso su un'auto 2000 di cilindrata, e per fortuna non si paga neanche così tanto di superbollo rispetto a un Audi RS3, perché lì con 400 cavalli stiamo sui 3000 euro di superbollo. Questa qui, diamo un full gas di seconda, 2500 giri full, cambiamo a 7000 giri. Un piccolo difetto elettronico di quest'auto di bordo è, come tutti sapranno, il volante, che da questo errore trave l'assist al momento non disponibile, ma Volkswagen sta risolvendo questo problema andando a sostituire il volante di queste Golf 8R Model Year 2021-2022. Già le ultime versioni, dove è stato sostituito praticamente l'hardware di bordo, hanno risolto in gran parte questo problema. Speriamo si risolva su tutte queste Golf 8R, perché peccato vedere un'auto molto evoluta rispetto alla già ben riuscita MK7 MK7.5, quindi la facelift, sistema di infotainment nuovo, il nuovo sistema della climatizzazione, il volante con questo sistema soft touch che a molti non piace. Preferisco i classici tasti, molto più facili anche da trovare durante la guida, senza andare a guardare un po' sul volante dove sono posizionati. E sinceramente, cosa che non mi piace molto è il manettino del cambio DSG, un DQ381 ovviamente di piattaforma MQB Evo 2, quindi evoluzione già ben riuscito DQ381. In questo caso è disponibile la mappa cambio, che ci dà la possibilità quindi di eliminare il kick down, quindi quando schiacciamo tutto, vedete, non scala marcia. Ma ragazzi, va la macchina, va veramente forte. Torniamo in modalità comfort, vediamo, sentiamo il passaggio a valvole chiuse e ritorna questo ottimo comfort di marcia. Come ho detto prima, il DCC ci avrebbe agevolato un po' sul comfort a livello di sospensioni, quindi posso consigliare pienamente di prendere queste Golf MK8 sia GT che R, possibilmente con sistema DCC, ok?
che ci dà la possibilità quindi di scegliere le due varianti, modalità comfort più morbida e modalità sport leggermente più rigida. Vedete, anche il volante diventa molto più morbido. Tralasciando la questione DCC, ritorniamo in modalità race. Cambiato anche la grafica sul display, piace molto più vedere questo contagiri centrale classico con la velocità al centro, molto bello, che si abbina perfettamente a questo mix di colorazioni nero-blu, autovettura che purtroppo è disponibile soltanto in colorazione bianca, blu-nera, tranne per la versione speciale R333 di colorazione gialla. Dai, diamo un full gas di prima, 3500 giri, vai! Va ragazzi! Mamma mia come scappa sta macchina! E di nuovo l'errore! L'emergency assist non è ora disponibile, non ci interessa comunque. Tutte le spie che si accendono. Ma ragazzi, è molto, ma molto emozionante! Per tutti quelli che mi seguono sulla mia pagina Instagram StefanoGT, avete ben capito che è una delle auto che vorrei acquistare al posto della mia 7GT. A parte ovviamente la trazione, quattro ruote motrici che sinceramente fa la differenza su questo telaio, nuova con il sistema di torque vectoring, quindi permette di gestire la coppia tra sale posteriore destro e sale posteriore sinistro, e beh, ed ecco qui la modalità drift. Ha una dinamica di guida molto più coinvolgente, meno sottosterzo, perché le Volkswagen purtroppo sono criticate per il tanto sottosterzo in uscita di curva, non vi dico le Golf GT, ma anche le 7R e anche l'Audi RS3 non scherza a livello di sottosterzo, ovviamente con assetto e angoli originali. Questa auto ha potuto guidare bene tra le curve, veramente, ma veramente impressionante. Volkswagen ha migliorato il suo difetto del sottosterzo. Guardate che bella risonanza. Quando diamo un po' più di gas, ovviamente è molto lineare l'erogazione, senza più quella botta in basso delle IS38. Qui abbiamo una turbina Continental. E ragazzi, seguitemi bene sia su Instagram che su YouTube, perché dopo lo stage 2 ovviamente c'è lo stage 3, che significa sostituzione del turbo su questa Golf 8R. Vediamo se si riuscirà a fare anche un upgrade di turbina Continental. Dai, vi faccio vedere anche uno 0-100, ovviamente con lo strumento Race Logic, perché questa macchina fa sicuramente un bel tempo. L'unica cosa che mi penalizza un po' su quest'auto è il prezzo di acquisto, che sinceramente è salito moltissimo rispetto alla ben riuscita 7R e 7R facelift, ma soprattutto un Super Bowl che arriva anche a circa 1800 euro. Una bella spesa da sostenere per chi vuole acquistare quest'auto. Auto che si trovano nel mercato dell'usato, model year 2022, a circa 43, 44, 45 mila euro, ma posso dirvi maggiormente all'estero, perché in Italia ho visto poche Golf 8R in vendita. Si vedono tantissime 7GT, 7R, 7,5R, ma di Golf 8R giusto qualche 8GT, Club Sport veramente poco. Non vi dico Audi RS3, che addirittura le ho trovate a prezzi più alti rispetto al prezzo di acquisto del nuovo. Ragazzi, 0-100! Guardi ragazzi come scomba! 3 secondi e 9! Dai ragazzi, la macchina ha sgommato veramente tanto in partenza, ovviamente l'asfalto leggermente umido. Spinge. È bello sì partire da fermo con un'auto a trazione integrale. Questo nuovissimo sistema di trazione, cambiata fulminea, ottima mappa cambio e ottimo lavoro del preparatore Palmieri Racing. Mi piace tantissimo guidare quest'auto, soprattutto su strade belle piene di curve, perché
hanno migliorato tantissimo la guidabilità. Non è più un'auto che in uscita di curva prendeva e sottosterzava notevolmente, rendendola divertente soltanto a partire da fermo, perché ovviamente con il classico sistema Aldex non si aveva nessun problema nelle partenze da fermo. Lo scarico, giusto compromesso, a valvole chiuse con l'ottimo comfort e a valvole aperte, come vi faccio sentire. Mamma mia, che mitragliate dietro di pops and bang spettacolari. Dai ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto lasciate tantissimi like e commentate con le vostre opinioni al riguardo. Un saluto da Stefano GT e ci vediamo al prossimo video.